Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6 incentrata in apertura sui resoconti, sugli esiti dei due ballottaggi che si sono tenuti in Abruzzo e con quello che è avvenuto in particolare a Chieti, una vera e propria sorpresa perché il centro-sinistra guidato da Diego Ferrara porta a termine la remontada e affonda la corazzata del centro-destra capitanata da Fabrizio Di Stefano. Nel ballottaggio non c'è stata mai partita con la coalizione che comprende anche il Polo Civico di De Cesare che conquista una roccaforte del centrodestra, il servizio di Giuseppe Dintino. È Diego Ferrara il nuovo sindaco di Chieti, super vittoria in rimonta del centro-sinistra a discapito di Fabrizio Di Stefano, che era risultato il più votato della prima tornata elettorale. Ferrara ha vinto con il 55,85% delle preferenze, mentre Di Stefano si è fermato al 44,15%. All'inizio di questa campagna elettorale mi meravigliava che 5 anni fa, neofita della politica, entravo in questo palazzo come consigliere comunale di minoranza, poi candidato sindaco, tra l'altro neanche voluto da tutti a maggioranza, quasi osteggiato da molti, e adesso sindaco. È un'evoluzione che non mi sarei mai aspettato, insomma, però sono felicissimo e probabilmente adesso inizierà la vera partita dura. Ferrara, che sarà affiancato dal vice sindaco Paolo De Cesare, dovrà ora fronteggiarsi per 5 anni con un'opposizione corposa, in quanto la coalizione di centrodestra era stata la più votata al primo turno. E Fabrizio Di Stefano si assume la responsabilità della sconfitta. Contro di me, ha detto il candidato della Lega, hanno pesato gli attacchi personali, il centrodestra diviso, ma anche la voglia di cambiamento in città. E ho perso, i numeri parlano chiaro e non ci sono attenuanti. La sconfitta ovviamente è mia, quindi non vado cercando scusanti o diciamo alibi al risultato. Probabilmente la politica dell'offesa personale, dell'invettiva, dell'ingiuria, del vituperio che oggi sui social sembra quella che più impazzi ha pagato di più. Un anno di attacchi personali contro la mia persona, non contro ciò che dicevo, quello che avrei voluto fare, proponevo e avrei voluto fare per Chieti, ma contro Fabrizio Di Stefano in quanto tale, ha pagato insieme magari a un centrodestra che anche a Chieti come Avezzano si è presentato ampiamente disunito. Ma io attribuisco anche a un giudizio che forse è stato fin troppo impietoso verso l'amministrazione uscente. Da sottolineare la scarsa affluenza a questo ballottaggio. Si è recato alle urne il 51,64% degli aventi diritto, il che significa che alla scelta del nuovo sindaco ha partecipato solo un cittadino su due. E forse questo è il sintomo dell'inadeguatezza contemporanea del sistema rappresentativo. È questo che voglio dire ai cittadini, non siate disincantati. Poi posso fallire anch'io, sono un uomo come un altro, però ce la metterò tutta per darvi soddisfazione. Ed ora ad Avezzano il polo civico guidato da Gianni Di Pangrazio conquista la città marsicana dopo 3 anni circa. Di Pangrazio torna alla guida di Avezzano a scapito dello sfidante Tiziano Genovesi che con la coalizione di centrodestra non è riuscito a scalfire il vantaggio che il candidato civico aveva ottenuto al primo turno. Paolo Renzetti. Gianni Di Pangrazio, il nuovo sindaco di Avezzano, questo l'esito del ballottaggio. Tanta gente ha festeggiato nei pressi di Palazzo di Città il neo primo cittadino della città marsicana. Gianni Di Pangrazio torna ad essere sindaco di Avezzano a distanza di 3 anni, affermazione netta ai danni dell'esponente di centrodestra Tiziano Genovesi. Andiamo ad ascoltare le voci dei protagonisti. È un'emozione grande, una cosa che non avevo preventivato a suo tempo. È stata la città, i cittadini e tante persone che mi si sono avvicinate hanno voluto chiaramente mettere in sicurezza questa città, hanno chiesto la mia esperienza di essere appunto
rimessa di nuovo a disposizione del Comune. Sono felice, sono orgoglioso, sono emozionato e ringrazio veramente tutti, perché abbiamo fatto una battaglia senza praticamente avere partiti alle spalle, l'abbiamo fatta col cuore, l'abbiamo fatta praticamente con tutti i cittadini di Avezzano che volevano a tutti i costi che ci fosse Gianni Di Pangrazio sindaco, e questa è la dimostrazione. Saluto tutti i miei avversari e chiaramente gli do un fortissimo abbraccio. Cosa si sente di dire a genovesi? A Genovese devo dire che farà esperienza, è un giovane che è stato sempre coerente e secondo me la coerenza premia, fra qualche anno può avere sicuramente dei successi, farà l'esperienza come consigliere con la mia amministrazione, con la nostra amministrazione, l'amministrazione di tutti, ma secondo me vanno fatte le esperienze e poi dopo sicuramente tutti i giovani, perché dico tutti i giovani di Avezzano meritano, perché sono tutti bravi. Il suo primo pensiero in questo momento a chi va? Il mio primo pensiero va a mia madre e mio padre che gliele ho dedicate. La dedico questa vittoria a papà e a mamma. Competizione, sarà una competizione. Le battaglie si vincono e si perdono. Onore a Gianni che ha vinto. Da domani faremo un'opposizione leale, corretta, senza fare sconti a chi non vuole il bene di Avezzano. Quindi nel momento in cui si vuole il bene di Avezzano, in noi si trova un'opposizione seria, leale e corretta. Nel momento in cui si vogliono fare giochi di palazzo, in noi si trova un muro invalicabile. Ma il dato ancora non è definitivo. Vediamo questa sera il dato definitivo e da domani faremo una riflessione su quello che è il dato reale politico. Quindi da domani potremo fare e sapere come sono andate le cose. È un risultato politico, ma che premia soprattutto il progetto civico che ha messo in cantiere questa grande coalizione civica per la città, per risolvere i problemi che oramai da 3 anni non venivano né approfonditi né studiati né trovata soluzione. Questo progetto civico messo in campo in prima battuta da 8 liste è stato accompagnato nella fase finale anche da altre liste civiche, le liste civiche di Antonio Del Boccio, le liste civiche di Mario Babbo, che hanno completato a tutto tondo un progetto e un percorso che inizia oggi e finirà tra 5 anni, per poi ripetersi, mi auguro, con Gianni o con altri che vogliono il bene di questa città. Insomma, tante questioni aperte, questa coalizione ha fatto un progetto civico comune agli altri 2 candidati, si sono alleati nell'ultima fase, nelle ultime battute, io penso che potranno far bene. Ho visto i consiglieri che saranno eletti in questo consiglio comunale, soprattutto quelli di maggioranza, sono tutte persone serie, per bene, stimate dalla città, già questo è un segno positivo che ci fa capire che sicuramente questa città sarà ben amministrata da un sindaco poi che ha capacità, competenza, concretezza, ma soprattutto conoscenza dei problemi e conoscenza anche delle soluzioni ai problemi, quindi c'è da aspettarsi tanto di buono. Certo, i problemi sono tanti, non tutti troveranno soluzioni nell'immediato, alcuni subito, alcuni dopo di subito e altri verranno messi in cantiere, insomma, per le future generazioni. Cambiamo pagina, alla cronaca, è stato ritrovato il corpo senza vita dell'escursionista di 65 anni, scomparso ieri sul Corno Piccolo. A trovare il cadavere dell'uomo, un cane dell'unità cinofila dei carabinieri, l'escursionista è stato ritrovato nell'area tra Prati di Tivo e la Madonnina, appena 100 metri a ovest rispetto al punto in cui aveva salutato ieri intorno alle 13 la moglie. L'uomo ha proseguito il percorso in direzione Madonnina, ma probabilmente ha scelto una scorciatoia ed è uscito dal sentiero, addentrandosi in un'area piuttosto ripida e scivolosa. E proprio mentre percorreva questa via impervia, l'escursionista è scivolato ed è volato giù per 20 metri finendo sulle piante sottostanti. È ancora da accertare se l'uomo sia finito giù perché è scivolato o se abbia accusato un malore. Nella nostra regione sale di 30 unità il numero dei pazienti affetti da Covid-19 e purtroppo c'è anche un nuovo decesso, una 97enne della provincia di Pescara. Attualmente positivi a quota 1017 con 2 nuovi ingressi in ospedale, di cui 1 in terapia intensiva. Nel frattempo sarà presentato domani alle Camere il nuovo DPCM contenente misure per limitare i contagi da Covid. Andiamo a vedere quali sono le novità studiate dal governo per contenere i contagi.
Il governo verso una nuova stretta. Mentre il Covid torna a bussare prepotentemente alle porte del bel paese, il Premier Conte è pronto a promulgare nuove misure per arginare la seconda ondata di contagi. Un nuovo DPCM che sarà presentato domani alle Camere dal Ministro della Salute Roberto Speranza. Al contempo lo stato di emergenza sarà prorogato fino al 31 gennaio 2021. Ecco cosa conterrà il nuovo decreto. Innanzitutto il limite di 200 persone per feste private, matrimoni, battesimi, incontri conviviali. Rimane il divieto di ballo e l'obbligo di mascherina quando si sta al chiuso e non è possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro. Una regola questa che si dovrà applicare anche nei cinema e nei teatri. Vi è anche la possibilità che nel testo sarà imposto l'orario di chiusura di bar e ristoranti alle 23 o massimo a mezzanotte, anche se sarebbe ancora in corso la trattativa con governatori e associazioni di categoria per una soluzione che non vada a incidere troppo su un settore già in crisi. Regole più rigide anche sulla mascherina. Molto probabilmente infatti vi sarà l'obbligo di coprire naso e bocca anche per strada. Una misura questa ritenuta necessaria per impedire contatti troppo stretti all'uscita delle scuole, ma anche fuori dai locali pubblici dove le persone si accalcano e spesso dimenticano di mantenere la distanza. Il divieto di assembramento rimane in vigore, così come la volontà di intensificare i controlli utilizzando la polizia locale, ma anche i soldati impegnati nell'operazione Strade Sicure. Per quanto riguarda le regioni, è probabile che si torni alla situazione d'inizio pandemia, ovvero quella in cui i governatori avevano solo la possibilità di introdurre misure più restrittive di quelle imposte da Roma. Non è più così dal 18 maggio, quando i governatori ricevettero di nuovo pieni poteri di intervento sulla base della curva epidemiologica. Adesso però la tentazione dell'esecutivo è quella di tornare indietro, allineando le regioni sul medesimo rigido modus operandi. E il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, accende subito la polemica. Non sono d'accordo con Conte, ha detto il governatore. Bisogna permettere alle regioni di modulare gli interventi e il livello delle restrizioni. Mi sembra una stupidaggine, ha aggiunto Marsilio, utilizzare la mascherina all'aperto anche laddove non vi sono assembramenti. Nel processo sulle cosiddette operazioni baciate della Popolare di Bari, la Procura barese ha chiesto il rinvio a giudizio per tre ex amministratori e dirigenti della Banca Popolare di Bari, tra i quali l'ex condirettore generale Gianluca Iacobini. All'Istituto di Credito contestati i reati di ostacolo alla vigilanza e falso in comunicazione sociale. Alfredo Primante. La Procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio per tre ex amministratori e dirigenti della Banca Popolare di Bari, tra i quali l'ex condirettore generale Gianluca Iacobini e per lo stesso istituto di credito per i reati di ostacolo alla vigilanza e falso in comunicazioni sociali. Si tratta di uno dei filoni sulla gestione della banca commissariata a dicembre del 2019 relativo alle cosiddette operazioni baciate che nell'aprile scorso ha portato al sequestro di beni per circa 16 milioni di euro. Rischiano il processo anche Giuseppe Marella e Nicola Loperfido, rispettivamente ex responsabili dell'internal audit della direzione business dell'Istituto di Credito Barese. L'udienza preliminare inizierà il 28 gennaio prossimo dinanzi al GUP del Tribunale di Bari, Marco Galesi. Nel procedimento sono individuate come persone offese anche Banca d'Italia e Consob. Stando alle indagini della Guardia di Finanza coordinate dal procuratore facente funzione Roberto Rossi e dai sostituti Savina Toscani e Federico Perrone Capano, gli indagati avrebbero concesso finanziamenti ad alcuni clienti della banca, prevalentemente grossi gruppi imprenditoriali, a patto che poi fossero, almeno in parte, direttamente o indirettamente utilizzati per l'acquisto di azioni proprie, complessivamente incidenti sui fondi propri della banca, in negativo per 48,9 milioni di euro. Il valore delle azioni così vendute, cioè di fatto comprate con fondi della banca stessa, sarebbe poi stato inserito indebitamente nel patrimonio di vigilanza, così falsificando e sovrastimando la situazione economica dell'istituto di credito. In questo modo gli ex dirigenti della Popolare di Bari avrebbero ingannato Banca Italia e tutti gli altri soci, presentando una solidità finanziaria inesistente e non corrispondente al vero, oltre che sovrastimata. La tenenza della Guardia di Finanza di Popoli ha denunciato quattro persone accusate di aver percepito illecitamente con le loro aziende fondi comunitari e regionali per 500.000 euro. Vediamo.
Una truffa per 500.000 di euro di fondi comunitari e locali è stata scoperta dai militari della tenenza della Guardia di Finanza di Popoli, che hanno dato esecuzione ad una serie di controlli finalizzati al contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica con la denuncia di 4 persone. I controlli hanno riguardato realtà aziendali percettrici di finanziamenti pubblici stanziati con diversi bandi, anche a fondo perduto, finalizzati a sostenere lo sviluppo del territorio mediante varie progettualità. In particolare è emerso che le società richiedenti il contributo pubblico hanno ottenuto indebitamente l'erogazione mediante la presentazione di una falsa documentazione o di false dichiarazioni. Sul totale dei contributi controllati per oltre 1,5 milioni di euro, circa un terzo è risultato dunque viziato da anomalie e violazioni tali da poter configurare indebite richieste e percezioni di erogazioni pubbliche. Si accende il dibattito cittadino su dove costruire il nuovo ospedale provinciale di Teramo. I quartieri si battono per la ristrutturazione del vecchio Mazzini a Villa Mosca. La ASL pensa invece a Piano d'Accio. Vediamo il servizio di Tania Bonici Castelli. L'ubicazione del nuovo ospedale provinciale di Teramo infiamma il dibattito cittadino. L'ASL dichiara di aver ricevuto proposte edificatorie solo per l'area di Piano d'Accio e non per Villa Mosca, dove attualmente c'è il vecchio Mazzini e dove il coordinamento dei quartieri teramani vorrebbe veder sorgere il moderno nosocomio. La scelta del sito spetta al comune di Teramo e l'accusa che le associazioni oggi rivolgono all'amministrazione è quella di non aver previsto tra le aree possibili anche Villa Mosca. Onorevole, ma perché voi insistete su Villa Mosca? L'ASL dice che non ci sono gli spazi. Il problema è che noi non vogliamo essere presi in giro dai vertici dell'ASL, in quanto da più parti si è detto che purtroppo non arrivavano progetti sull'area di Villa Mosca. Il fatto è che proprio l'area di Villa Mosca non è mai stata concretamente e giuridicamente presa in considerazione. Tant'è che anche nell'ultima delibera del Consiglio Comunale, che spesso viene citata dall'ASL, questa delibera non è giuridicamente vincolante perché ha approvato un mero ordine del giorno, quindi un mero impegno che di fatto è, se vogliamo, carta straccia dal punto di vista giuridico. Quindi noi chiediamo ufficialmente un consiglio comunale proprio per deliberare diciamo, l'integrazione di quest'area all'interno appunto della pianificazione sanitaria. Che l'amministrazione comunale non abbia considerato affatto l'area di Villa Mosca per lei è una follia. Sì, a me sembra un po' strana questa cosa, perché le aree sanitarie che si contestualizzano all'interno del territorio comunale sono come dire, preventivamente indicate come luoghi pubblici. I luoghi pubblici sono governati da un regime particolare in ambito urbanistico, cioè il dichiarare un'area satura o meno è legata ad alcuni aspetti di convenienza, a nostro avviso. Perché? Perché dico questo? Perché il parcheggio che hanno realizzato al Mazzini, l'area era satura, però per poterlo fare si sono avvalse di quelle dichiarazioni di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza che la norma consente, e quindi con questa si riescono a fare determinate operazioni. Alla discussione promossa dai quartieri sull'argomento è intervenuto anche il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto. Il primo cittadino ha rassicurato tutti che nel prossimo consiglio comunale la delibera contestata sarà integrata con l'area di Villa Mosca. D'Alberto invita però a non avvitarsi sul sito del futuro ospedale provinciale, ma piuttosto sui finanziamenti per realizzarlo. Fino ad oggi sono stati stanziati 80 milioni di euro e ne mancano altri 80, una necessità impellente che il sindaco di Teramo ha avanzato personalmente al Premier Conte. E ora lo sport. È per ora un finale di calciomercato senza il botto per il Pescara. A pochi minuti dallo stop della sessione estiva, fissato per le ore 20, il club biancazzurro non ha effettuato nuovi innesti. La priorità è e resta per questi ultimi istanti di mercato un difensore centrale, ma l'Ascoli ha fatto muro per Riccardo Brosco, per il quale si profilava anche uno scambio con Elisalde. Il Pescara ha anche sondato l'esperto Luca Rossettini del Lecce, ma il calciatore ha declinato
declinato l'offerta. Nulla da fare neanche per Pisacane del Cagliari. In questi ultimi minuti ritorno di fiamma per il difensore dell'Atalanta classe 2000 Rodrigo Gut, già accostato al Pescara nei giorni scorsi. Formalizzati gli arrivi di Vokic e Antei dal Benevento, di Nzita dal Perugia e il ritorno di Alastra dal Parma. Tutti e quattro in prestito. Nulla da fare al momento anche in attacco, dove è sfumato Trotta del Frosinone. Potrebbe restare in piedi la pista Pettinari, che si è svincolato dal Trapani dopo l'intervento del collegio arbitrale. Nelle ultime voci registriamo anche un ritorno di fiamma per Pucciarelli. Tra le uscite ceduti in prestito con diritto di riscatto, Gennaro Borrelli al Cosenza, Fabio Morselli al Legnago a titolo definitivo, mentre è vicina alla cessione, sempre in prestito, di Cristian Bonino al Teramo. E ora scendiamo proprio in Serie C e vediamo il servizio della partita tra Bari e Teramo, finita 1-1, con il Teramo che ha sfiorato il colpaccio al San Nicola. Teramo torna a casa con un buon punto, al San Nicola finisce 1-1 con il Diavolo che va subito avanti, subisce il ritorno dei padroni di casa ed il pari, ma limita poi i danni. Bari senza l'ex Dorazio Simeri, con il consueto 3-4-3 di Auteri che vede Antenucci assistito in avanti, Marras e Dursi. Nel Teramo la sorpresa annunciata è l'impiego di Lasic come terzino destro, per il resto va in campo la stessa formazione che ha battuto il Palermo, salvo Piacentini che prende il posto dell'infortunato soprano. Il Teramo inizia senza timore reverenziale, aggredendo subito il Bari e trovando il vantaggio grazie ad un gran gol da 25 metri di Bombaggi al primo centro stagionale. Il centrocampista biancorosso ha il merito di provarci, il pallone bacia il palo e si infila poi alla sinistra di Frattali. I Galletti accusano il colpo, impiegano un po' per riordinare le idee e ci provano dopo il quarto d'ora, quando Sabbione gira di testa una punizione di Maita, trovando però Lewandowski. Due minuti più tardi Bianco vede il taglio di Marras, lo serve, ma il diagonale dell'ex giocatore del Pescara non trova la porta. Il Teramo non riesce più a salire ed è ancora Bari al 25esimo quando Antenucci prova a beffare Lewandowski, bravo a girare in angolo. Dagli sviluppi è ancora Sabbione a provare l'incornata di testa, non trovando lo specchio. L'occasione più ghiotta per i padroni di casa la costruisce di fatto il Teramo. Al 42esimo Diakité non si accorge della presenza di Antenucci alle sue spalle, gira verso Lewandowski che in qualche modo chiude il tentativo del centravanti di casa. Auteri manda subito in campo Lollo nella ripresa, chiamando fuori Corsinelli. Si continua però sulla falsa riga del primo tempo, con il Bari che ci prova al sesto, ancora con Sabbioni che prova una deviazione anche un po' fortuita dagli sviluppi di una punizione, con Lewandowski che para poi senza problemi. Al 16esimo Celiento gira pericolosamente in area in acrobazia, una sorta di preludio al gol che arriva due minuti più tardi. Maita da punizione mette in movimento Marras, il pallone arriva al centro area con Celiento che firma il pareggio. I padroni di casa, a trazione anteriore con ingresso di Candellone al posto di Bianco, ci provano anche con Dursi da fuori area, con pallone che termina al lato. Poi anche con una gran rovesciata in area di Marras, con sfera che finisce di poco alta sulla traversa. Paci fa entrare prima di Francesco e poi Mungo, scegliendo di spostare Bombaggi nel ruolo di falso 9. Il Bari ci prova ancora perlomeno nell'atteggiamento, ma senza creare più pericoli, mentre il Teramo si porta a casa un punto importante per la classifica contro una delle big del campionato. I biancorossi torneranno in campo domenica prossima in casa del Monopoli, rinviata infatti al 18 novembre la sfida contro il Foggia in programma mercoledì. Che racconta di traguardi conseguiti e nuove sfide da vincere. E in Serie D, ieri è stata giornata di derby, se ne sono giocati due, vediamo quello dell'Aragona, vediamo quello di Castelnuovo. Partiamo dal derby tutto teramano, un derby che è stato risolto nel finale da Paoli, che ha consegnato la prima vittoria in campionato al Pineto, punito eccessivamente il Castelnuovo. Servizio. Dopo l'importante successo di 7 giorni fa a Fiuggi, il Castelnuovo Vomano debutta tra le mura amiche affrontando il Pineto nel derby tutto teramano di Serie D. Guido Di Fabio conferma la formazione di domenica scorsa ad eccezione dello squalificato San Severino al suo posto. Basso sulla corsia di destra, Ferri, out ancora per infortunio Gentile. Partono dalla panchina Sbarbati e Titone. Umore opposto in casa Pineto, che vuole cancellare la sconfitta tra le mura amiche contro il Notaresco. A Mauro deve rinunciare a Tomassini in fortuna.
sfortunato al suo posto. Spazio all'attaccante argentino Emiliano Olcese. In difesa Orlando vince il ballottaggio con Salvatori. Sul settore di destra c'è Bugaro. Gara che parte subito a ritmi elevati con il primo squillo di marca nero-verde già al secondo minuto con Fagioli che dal vertice alto dell'area di rigore scalda subito i guantoni a Mercorelli che si fa trovare pronto sul primo palo e mette in angolo. Due giri di lancette ed arriva la replica Pinetese con Bugaro che dal limite dell'area di rigore arma il destro ma Natali si fa trovare pronto con la sfera che finisce in corner. Il Pinetto che punta quest'anno ad un campionato di vertice cerca di fare la partita impostando dal basso mentre il Castelnuovo aspetta e agisce di rimessa. Al quindicesimo ci riprova la squadra di casa con Morganti che si fa trovare pronto a rimorchio dalla destra e serve Emili ma il suo tiro si impenna finendo la corsa oltre la traversa. Fatica ancora un po' il Pinetto a venire fuori con il Castelnuovo che fa tanta densità in mezzo al campo. Ancora i padroni di casa al 17° con il trequartista Emili che dal limite dell'area di rigore ci prova ma questa volta è provvidenziale l'intervento di Orlando che smorza la corsa della sfera quanto basta per evitare guai peggiori ai suoi. Passano 7 minuti e si fa rivedere in avanti la squadra di Amaulo. Questa volta i pericoli arrivano dalla sinistra dove il cross di Nicolao è preciso e trova l'incornata di Olcese che testa tutti i riflessi di Natali, bravissimo a mettere in corner. Ancora Pineto al 36°, schema da corner, Nicolao chiama la stoccata a Camplone che mira il 7, ma Natali è super e devia. Dal calcio d'angolo che ne scaturisce micidiale ripartenza 2 contro 1 del Castelnuovo, ma la conclusione di D'Egidio è troppo centrale e non impensierisce Mercorelli che blocca a terra. La ripresa riparte subito con il Castelnuovo vicino alla rete del vantaggio, con il funambolo D'Egidio che riesce a districarsi bene tra le maglie azzurre del Pineto, ma una volta saltato anche il portiere si vede ribattere il tiro sulla linea di porta da Nicolao. Si inizia a far sentire la stanchezza sul terreno di gioco e allora i due mister pescano dalla panchina. Da segnalare in casa a Castelnuovo l'esordio di Mario Titone, mentre Amaulo manda in campo Esposito per Palumbo. Al 35° si fa rivedere in avanti il Pineto proprio con il neo entrato Esposito che è servito da Olcese, mastica il destro che finisce al lato. Passano 3 minuti e si accende Massimo Loviso. L'esperto centrocampista recupera palla su Esposito e poi prova a piazzare il destro con la palla che scheggia il palo dopo la deviazione decisiva di Mercorelli. Ma al 42° cambia il parziale. Da una rimessa laterale la sfera arriva ad Olcese che vede l'inserimento tra le linee di Paoli che fa rimbalzare la sfera e poi con il destro trafigge l'incolpevole Natali per il vantaggio pinetese. Il Castelnuovo ci prova ad agguantare in tutti i modi il pareggio, ma la formazione di Amaulo non commette disattenzioni nel finale e riesce a portare i 3 punti a casa, festeggiando così la prima vittoria in campionato. Prima sconfitta per il Castelnuovo, che per quanto fatto vedere in campo oggi può puntare ad una salvezza molto tranquilla. L'altro derby, quello di Vasto tra Vastese e Giulianova, è finito 1-1, ma c'è un ricorso pronto da parte della Vastese. Secondo i dirigenti aragonesi, ieri la squadra di Federico Del Grosso ha schierato un giocatore squalificato. Si tratta di Luca Balducci, che avrebbe dovuto scontare la seconda delle 2 giornate di squalifica combinate nello scorso campionato. Staremo dunque a vedere, però nel frattempo vediamo come sono andate le cose in campo con questo pareggio maturato di rigore. Pari di rigore nel derby dell'Aragona, dove sono 2 tiri dagli 11 metri a decidere il match giocato a viso aperto da giallorossi e biancorossi. Ai punti avrebbe forse meritato di più l'11 di casa, con gli ospiti bravi a resistere fino al 95°. Clima estivo con sole caldo e con Vastese e Giulianova che si affrontano di fronte a circa 400 spettatori. All'8° Antonelli per gli ospiti riceve palla sulla destra, entra in area ma tira debolmente fra le braccia di Di Rienzo. I locali senza Altobelli, Solimeno e Sorgente mostrano qualche titubanza, anche se al 18° su angolo di Logoluso la palla attraversa tutto lo specchio della porta senza che nessun giocatore biancorosso riesca a toccare il pallone. Passa un minuto e Di Prisco prova il gol della domenica con la palla che termina però a lato. Gara equilibrata fra 2 formazioni che dimostrano anche di temersi. Al 23° punizione per gli ospiti, calciata da Cristiano Del Grosso e palla destinata all'incrocio con il miracolo di Di Rienzo. Il match stenta decollare anche perché i locali non riescono a trovare sbocchi in avanti, provandoci solo poi al 35° con una punizione di Logoluso parata a terra da Amadio. Si arriva così ai minuti finali con il vantaggio ospite al 40° grazie a Paudice che trasforma un calcio di rigore assegnato dal direttore di gara per un contatto fra Di Filippo e Danna. Dagli 11 metri l'attaccante ospite non sbaglia, regalando il vantaggio alla sua squadra con il primo tempo che si chiude così sullo 0-1. Nella ripresa la squadra di Massimo Silva riparte in avanti.
davanti al sesto di Prisco, sfiora il palo. Al nono minuto ci prova Guarracino al volo in area con Remo Amadio che però para. Più attivi i biancorossi di casa in maglia bianca per l'occasione, che premono alla ricerca del pari che arriva al ventunesimo quando Danna atterra in area Guarracino. Rigore anche in questo caso piuttosto evidente, con l'autore del fallo espulso per doppia ammonizione. Dal dischetto lo stesso Guarracino non sbaglia per il gol del pareggio. Si carica la Vastese che ha così l'occasione per cercare di vincere la partita, e al ventiseiesimo un'opportunità con Di Prisco che dopo una deviazione per poco non beffa Amadio. Partita che si accende con le due formazioni che spingono. Si lascia preferire però la squadra aragonese con Pollace pericoloso al quarantesimo in area Giuliese, mentre un minuto dopo è Guarracino a mancare il gol del 2-1. I giallorossi di Federico Del Grosso soffrono per l'inferiorità numerica, con Pollace ancora pericoloso al 45esimo prima del recupero che vede al 50esimo l'occasione per Calabrese, che trova però la parata di Amadio che salva porta e risultato. Il derby finisce in parità 1-1 tra Vastese e Giulianova. In chiusura vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Replay, la trasmissione di Enrico Rocchi. Si parlerà della disfatta di Reggio Calabria, del Pescara, ma soprattutto si starà sull'attualità e quindi sulla chiusura del calciomercato, con un resoconto delle operazioni portate a termine dal club biancazzurro. Il TG6 invece torna con la terza edizione alle ore 23. Grazie per l'attenzione, buona serata.